Bentrovati dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Come al nostro solito sono tre gli argomenti che affrontiamo in questo nostro incontro. Ecco i titoli. Parleremo della proposta di risoluzione votata a maggioranza per quanto riguarda la relazione sull'attività 2022 del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza. Poi parliamo di un evento che si è tenuto a Palazzo del Pegaso, un convegno Belarus oppressa ma viva. E poi torna a Prato il Prato da chiostro a chiostro, due serate per degustare le eccellenze della città. E quindi il primo tema ci porta all'interno proprio dell'aula del Consiglio regionale che ha approvato a maggioranza con il voto favorevole del Partito Democratico la proposta di risoluzione sulla relazione dell'attività svolta nel 2022 dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Toscana, Camilla Bianchi. Contrario il voto di Forza Italia, non si sono espressi il Gruppo Misto Toscana Domani e Fratelli d'Italia, mentre la Lega non ha partecipato al voto. Il Consiglio regionale ha approvato la relazione di attività del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, la dottoressa Bianchi, relativa all'anno 2022 e lo ha fatto con una proposta di risoluzione che è stata licenziata dalla prima commissione e poi ha trovato il voto a maggioranza in Consiglio regionale. Si è preso atto dell'attività del Garante nel corso del 2022, del fatto che il Garante abbia dovuto affrontare le esigenze tradizionali collegate alla tutela dei minori nel territorio toscano, ma anche a esigenze sopravvenute, derivate soprattutto dalla prosecuzione ancora nel 2022 dell'emergenza sanitaria che ha posto rispetto ai minori una serie di attenzioni particolari. Così come intensa è stata l'attività del Garante con riferimento al tema della guerra in Ucraina, anche per quanto riguarda il trattamento dei minori stranieri non accompagnati e anche il trattamento che deve essere riservato ai profughi dall'Ucraina. Un'attività che peraltro ha visto partecipare il Garante al tavolo interistituzionale che è stato organizzato presso la Prefettura di Firenze. Nel corso del 22 sono state confermate le adesioni da parte del Garante a tutta una serie di progetti che si sono svolti a livello regionale e anche organizzati da altri enti. Tra questi ricordiamo soprattutto quelli dedicati al tema della legalità e quelli dedicati all'autismo, collegato appunto ai minori e soprattutto all'esercizio delle attività commerciali, con particolare riferimento ai minori che sono appunto colpiti da autismo. Intensa l'attività del Garante anche con riferimento all'attività alla tutela dei minori, relativamente all'attività di cyberbullismo. Tutte attività che in vero il Garante svolge da diversi anni, ma che nel 2022, nonostante le difficoltà connesse a un anno non semplice da molteplici punti di vista, sono state confermate e in parte anche implementate. Ad ogni buon conto, con l'auspicio che si possa arrivare presto anche ad una revisione della figura del Garante per l'infanzia, la normativa infatti del 2010, quindi piuttosto risalente, anche alla luce delle diverse figure di garanzia che esistono o che dovrebbero esistere a livello regionale, il Consiglio ha comunque approvato a maggioranza la risoluzione che ha espresso apprezzamento all'attività del Garante per l'infanzia per l'anno 2022. Sono stato io in commissione, in prima commissione, a sollevare degli elementi di criticità. Riteniamo che una funzione di garanzia a tutela dell'infanzia, degli adolescenti, dei ragazzi più vulnerabili, più fragili, dei giovani, necessiti di un impegno maggiore da parte del Garante. Abbiamo predisposto come maggioranza una serie di emendamenti che mettano in evidenza la necessità di fare un lavoro più incisivo, più propulsivo a servizio non soltanto del Consiglio regionale, ma delle famiglie tutte, dei ragazzi in primis, e crediamo che sia stato opportuno fermare i lavori del Consiglio per cercare di arrivare a un punto di condivisione laddove si possa migliorare l'efficacia di uno strumento che deve servire soprattutto a favore di quei ragazzi e di quelle ragazze che più di altri sono vulnerabili in un contesto di cambiamento sociale post-pandemico che li ha visti essere coloro che più di altri hanno sofferto di questa situazione. Io ho portato avanti due testi legislativi in questi anni che sono andati nella direzione dei ragazzi per cercare di consentire di creare dei luoghi di incontro, delle forme di aggregazione, ma anche tanti testi normativi e di legge che non riguardano
riguardano soltanto la passata legislatura, se pensiamo alle questioni che riguardavano il bullismo e il cyberbullismo, ma anche questioni che riguardano un uso consapevole, diciamo, del divertimento, un rapporto consapevole con il divertimento, dalla frequenza delle discoteche, locali di divertimento, e massima attenzione a quelle che sono anche, diciamo, alcune patologie ormai emergenti rispetto all'utilizzo di droga e di alcol. Non è stato un periodo facile quello degli ultimi anni, anche per quanto riguarda il mondo dell'infanzia. Lo stesso Garanti ha formulato tutta una serie di osservazioni per quanto riguarda la didattica a distanza, l'utilizzo della mascherina a scuola, la vaccinazione. Noi crediamo che questi temi si debbano affrontare anche con un approccio costruttivo che tenga conto del periodo che abbiamo vissuto e dell'interesse collettivo. Quello che noi diciamo è che c'è molto da fare per migliorare le risorse a disposizione del Garante per l'infanzia e dell'adolescenza, se ci crediamo davvero, perché altrimenti si rischia di avere quello che lo stesso Garante parla, un vuoto simulacro. Non possiamo permettercelo, soprattutto in considerazione dei dati che ci fanno seriamente riflettere. Consideriamo che sono dati abbastanza remoti, perché dati recenti non li abbiamo, ma intorno, ecco, prima che iniziasse il Covid, c'è un 10% della popolazione giovanile in condizioni di povertà relativa, c'è un 17% di giovani che non cercano lavoro, non lavorano e non neanche studiano, quindi veramente in situazioni non facili anche per i risvolti sociali di questa loro posizione. Dobbiamo fare di più per il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. Noi ci crediamo in queste figure di tutela e continua la nostra azione per spingere sia il Consiglio sia la Giunta di dotare questi istituti delle necessarie risorse e dell'adeguato personale. Noi abbiamo una Garante per l'infanzia che per il terzo anno consecutivo si lamenta del fatto che la giunta regionale non la mette nelle condizioni ideali per poter lavorare. Si lamenta di non avere struttura adeguata, si lamenta di aver chiesto un potenziamento dell'ufficio e di avere invece trovato un depotenziamento dell'ufficio, si lamenta della legge regionale che istituisce la figura del garante dell'infanzia che non traccerebbe in maniera corretta i parametri entro i quali lei si può muovere. E per il terzo anno consecutivo approviamo un atto in aula dove il Partito Democratico dice: esprimiamo grande soddisfazione per quanto detto alla Garante, auspichiamo che qualcuno vada incontro alle sue richieste. Loro auspicano e loro governano. Cioè, chi governa deve essere in grado di mettere la Garante, o dicono alla Garante che non è adatta a fare la Garante, che le sue richieste non sono consone, quindi non sono coerenti con quanto la Regione Toscana pensa di quel ruolo, e quindi la invitano a fare altro, oppure la mettono nelle condizioni di poter lavorare. Noi siamo di fronte a una persona che dice: ho bisogno di struttura, e la Regione Toscana, anziché dirgli non è vero, non hai bisogno, oppure sì, ne hai bisogno, eccola, dice: ma auspichiamo che qualcuno doti questa signora della struttura adeguata. È una situazione surreale. In questo momento parlare del garante per l'infanzia di fronte a un caso di cronaca in cui una bambina di 5 anni si volatilizza in uno stabile occupato, in una città come Firenze, in cui degrado, marginalità, sono situazioni in cui non dovrebbero mai vivere dei bambini, ci richiama naturalmente tutti quanti non solo a dei pesanti interrogativi, ma diventa anche quasi pleonastico parlare del ruolo del garante dei minori proprio di fronte a questo. Io ho fatto un richiamo alla concretezza, un richiamo alla necessità di avere ben chiaro quale percorso dobbiamo fare. È inutile avere 500 garanti in Regione Toscana che sono solo poltrone e sono solo costi. Dobbiamo individuare su quali politiche puntare. In primo luogo le politiche per la famiglia, perché da nucleo familiare, qualunque esso sia, io non ho nessun tipo di preclusione, parte che cosa? L'educazione, il futuro anche delle giovani generazioni. E certamente, ecco, oggi più che mai dobbiamo avere, ripeto, ben chiaro anche che tipo di risorse mettere in campo. Le figure vengono dopo. Oggi dobbiamo solamente capire questa regione che tipo di indirizzi e quante risorse può mettere in campo su famiglie e politiche giovanili, senza scordarci quello che io ritengo essere un caposaldo, che dovrebbe stare alla base anche della programmazione in questa regione: il patto generazionale. Oggi
tanti ragazzi non hanno le stesse possibilità che hanno avuto nei decenni passati i nostri genitori. Capire che questo gap generazionale va colmato con delle politiche efficaci, con risorse importanti, io credo sia un altro segnale. Quindi meno garanti, meno poltrone, più politiche, diciamo, efficaci per famiglie e giovani. La Bielorussia è parte dell'Europa, vogliamo costruire un'Europa più forte che sappia allargarsi e dare più diritti a tutti. Così il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, aprendo il convegno Belarus oppressa ma viva che si è tenuto mercoledì 21 giugno a Palazzo del Pegaso, ha ricordato che in Bielorussia dal 94 vige un regime, le elezioni che si sono svolte allora non sono state mai riconosciute come libere e addirittura in occasione di quelle del 2020 sono state forti le denunce di brogli nel paese. La brutale repressione delle manifestazioni con migliaia di arresti ha portato a sanzioni da parte dell'Unione Europea. Noi abbiamo sempre voluto dall'inizio della legislatura dare voce a chi ha meno voce. Oggi vogliamo essere a fianco del popolo bielorusso che in questi anni sta vivendo una pesante oppressione da parte del regime che ormai lo guida da 26 anni. La Bielorussia è parte dell'Europa e noi vogliamo costruire un'Europa più forte, un'Europa che sappia allargarsi, un'Europa che sappia dare a tutti più diritti, più opportunità. Quello che sta accadendo, specialmente dopo le elezioni del 2020, è qualcosa di profondamente drammatico e noi non possiamo voltarci dall'altra parte. Dobbiamo essere al fianco del popolo bielorusso che combatte per la libertà, che combatte per più diritti. Questo credo sia un elemento importante che accresce gli elementi di conoscenza della nostra Commissione, del Consiglio tutto, e permette, lo abbiamo già visto, di osservare le dinamiche appunto extraeuropee con un'ottica e con maggiori competenze e attenzioni, e credo che questa sia una funzione significativa. Questo non significa ovviamente che ci sia un'indicazione specifica, precisa, per quanto riguarda anche le questioni di politica internazionale che guardano anche ai processi di ingresso, di allargamento, perché sono competenze ovviamente che spettano anche altri livelli, però credo che sia assolutamente necessario per una regione e un consiglio come il nostro di avere queste informazioni per orientare anche le proprie valutazioni e eventualmente anche una produzione normativa e di atti che vada nell'interesse ovviamente generale, quindi in convegno sicuramente significativo. Sono stata perseguitata, sono stata due volte in carcere, dopo la seconda volta ho deciso che forse è meglio andare via perché se no potrei finire in carcere per 5-10 anni per l'attività che facevo, che era l'attività abbastanza semplice, cioè io univo la gente e questo era il mio obiettivo, cioè unire nazione. Per questo però da noi ti mettono in prigione, anche cioè, la prima volta sono stata messa in prigione per il braccialetto bianco, rosso, bianco, e l'altra volta chissà perché sono arrivati i KGB e niente, senza motivo. La nostra bandiera storica bianco, rosso, bianca è che Lukashenko odia e perciò per questo motivo tutti i colori bianco, rosso, bianchi sono ora proibiti direi in Bielorussia, cioè se ora è pericoloso anche mettere il vestito bianco, rosso, bianco e qualcosa in questi colori qua. Cambiamo argomento, due serate per scoprire e assaporare le prelibatezze enogastronomiche di chef e maestri pasticceri pratesi in location di eccezione, bellissimi e suggestivi chiostri della chiesa di San Domenico e poi Sant'Agostino e del Duomo. Sarà possibile lunedì 3 e martedì 4 a Prato, quando andrà in scena la seconda edizione di It Prato da chiostro a chiostro. La nostra tradizione, il buon cibo, i prodotti che nascono nel nostro territorio. Si fanno conoscere le migliori eccellenze culinarie di Prato, si fanno conoscere i prodotti del territorio. Insomma, un'iniziativa che ha coinvolto davvero tantissima gente. Noi abbiamo fatto una scelta quest'anno di tenere dentro il contenitore di Prato quelli che sono gli eventi più importanti, più significativi e legati all'enogastronomia della nostra città. Da chiostro a chiostro è stata una bellissima esperienza l'anno scorso, quest'anno torna, fra l'altro ampliando
il proprio perimetro, anche coinvolgendo Piazza Sant'Agostino, e l'anno scorso non c'era. Tantissimi esercenti che vengono coinvolti, tantissime attività che vengono coinvolte, la pasticceria, insomma è un bellissimo modo per scoprire i nostri meravigliosi chiostri mangiando delle cose buonissime, e per noi è anche una forma di conoscenza, di far conoscere le specialità del nostro territorio, far conoscere i nostri ristoratori, far conoscere le bellezze della nostra città. Crediamo che su questo il lavoro che abbiamo fatto insieme a Confesercenti e che facciamo anche insieme a Confcommercio sia un lavoro importante, e appunto racchiudendolo dentro questo contenitore così significativo per noi, dargli ulteriore slancio, ulteriore forza. La cosa che mi preme anche sottolineare è che appunto oltre all'enogastronomia vogliamo appunto dare risalto anche a dei luoghi bellissimi di Prato, che sono appunto i chiostri dove realizziamo l'iniziativa, e tra l'altro specialmente il chiostro del Duomo e il chiostro di Sant'Agostino sono luoghi poco accessibili normalmente e sono bellissimi, quindi oltre alla curiosità di assaggiare i piatti e le bevande prelibate c'è anche la curiosità di andare a vedere questi luoghi molto belli, e quindi la nostra ambizione è anche quella di, come dire, portare persone fuori da Prato a scoprire Prato e le bellezze di Prato. E si conclude così l'appuntamento con Dentro il Consiglio. Per tutte le informazioni e delucidazioni, ve lo ricordo, c'è la pagina internet www.inconsiglio.it. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento tra 7 giorni quando saremo ancora insieme Dentro il Consiglio.